Allora, io utilizzo due strumenti, no, per portare questo contributo nella crescita di consapevolezza in una persona, che sono appunto lo shiatsu, ed è una forma speciale di shiatsu rivisitata, adattata per l'uomo moderno, e la pulizia energetica, che lavora più sui traumi, sulla pulizia delle memorie cellulari traumatiche e sulle ombre. Lo shiatsu è in questa forma rivisitata, è adatta all'uomo moderno perché diciamo che il problema di adesso, Marcella, è prevalentemente la fretta, no? Cioè le persone sono abituate ad andare di corsa, la società ci chiede di andare ad una certa velocità e quindi quando capita qualcosa, difficilmente abbiamo il tempo e la possibilità di soffermarci a capire cosa sta succedendo, ad elaborare anche il trauma, eventualmente ci fosse o la difficoltà, e dobbiamo andare avanti, quindi dobbiamo mettere un po' tutto sotto il tappeto e andare avanti. Però quando si mette un problema sotto il tappeto, in realtà lo si sta lasciando indietro e permettendogli una certa cronicizzazione, cioè rimane lì, si cronicizza. Se l'energia non viene trasformata, diventa sintomo poi alla fine. Quindi noi iniziamo ad avere una zona congesta dal punto di vista energetico, che ne creerà un'altra, che ne creerà un'altra e un'altra ancora. Quindi il nostro sistema alla fine diventa un insieme di cronici che sono sintomi, che poi alla fine noi viviamo come sintomi. Allora, per ognuno di questi generalmente c'è una pillola, cioè qui nella medicina, la medicina ufficiale, abbiamo il farmaco. Però potremmo, facendo un passo prima, anche prevenire un po' a parte di questi disturbi e cercare di ribilanciare il sistema. Quindi quello che fa questo tipo di shiatsu è proprio considerare il fatto che la maggior parte delle persone arriva proprio con più cronici e che quindi deve essere affrontato il problema a strati, ecco. L'approccio quindi è diverso perché tratta la persona nel suo insieme ed andiamo come a dragare il letto di un fiume, no? Quando si draga il letto di un fiume, si iniziano a togliere le scorie, i detriti e si permette all'acqua, che è l'energia vitale, di riprendere liberamente il suo flusso, il suo corso. E così facciamo noi nello shiatsu. Iniziamo a pulire il sistema e a permettere all'energia vitale di riprendere il suo corso e soprattutto si stimola la normale e naturale capacità autocurativa del corpo.